2-2 invece fra Magdeburgo e Arsenal. Eccoci all'azione del primo gol di Rice per l'Arsenal, che aveva vinto all'andata per 2-1 e ora, portandosi in vantaggio dopo 41 minuti nel corso del primo tempo, chiaramente si trova a giocare la ripresa con una posizione di tutto vantaggio. Comunque, in apertura di ripresa c'è il pareggio, stiamo seguendo i preliminari del rigore che Streich sta per battere. Ecco il pareggio del Magdeburgo sul calcio di rigore, Streich al quinto, siamo sull'1-1. Nei minuti conclusivi l'Arsenal torna nuovamente in vantaggio, aveva vinto all'andata 2-1, quindi già l'1-1 gli stava benissimo, ma al 40esimo trova il gol con Brady. E quindi sarà anche inutile il definitivo pareggio del Magdeburgo. Ecco il rimpallo, un po' fortunoso questo gol. Brady ha realizzato 2-1, siamo a 5 minuti dalla conclusione. 2 minuti dopo c'è il pareggio di Straman, ma è del tutto superfluo. Ancora su calcio piazzato, un calcio dal limite. Il Magdeburgo ha segnato su un rigore di Streich e con questo calcio dal limite di Straman. L'Arsenal aveva eliminato nel primo turno il Fenerbahce, una squadra turca, mentre il Magdeburgo aveva eliminato il Wrexham. Eccoci all'azione dopo il tiro di punizione del pareggio inutile, 2-2 passa l'Arsenal.